Niente, no? È una roba. Come faccio ad andare via? Abbiamo parlato di brutte malattie prima, ma ce n'è una in particolare, è un virus che gira solo a 105. Secondo te io sono una malattia? No, tu lo senti, non è intelligente, è stronzo. Ha approfittato del fatto che c'era gente che si baciava, esatto, abbracciava, eccetera, e lui si infila in mezzo. Ma che cazzo vuoi? Madonna. Allora, l'unica volta in cui ti chiedo di venire, tu non vieni mai. Ma chi ti chiedo? Vieni a registrare Merde Stellari, non ci sei mai. Ma io te l'ho detto, dove cazzo è che tu mi fai? Madonna, madonna mia, che voglia di pestarti forte, ma tanto. Sai che il giorno che sarai morto io ti meno al tuo funerale. Io pesto il tuo cadavere. Da morto. Ti giuro, apro la cassa, il prete lo pesto a sangue. Ma stai scherzando? Sposto i tuoi parenti, li saccagno, li investo con la macchina. Cioè, si faccio una strada, brucio i tuoi parenti. Ma non puoi aprire la cassa morta, mica. Cioè, si apre la tua cassa da morto, ti stupro, te lo giuro. No, perché la metto che bello vedere sta bambola morta. Dai, ma fammi fare il criticatore. Il criticatore, adesso. Posso fare il criticatore? Dai, va bene. Madonna, sai che ho avuto questa immagine di io che mi cavalcavo la sua salma al cimitero? Ma 10 anni che dici che devo morire, ma quasi quasi piano piano me la stai tirando. Ma com'è che giovani si ammalano? Ma tu mai un cazzo? Ma muoiono subito i giovani, non servono un cazzo. Perché Paul Bryan ha avuto un brutto male e tu no? Perché? Perché lui è un bravo ragazzo, fa i dischi belli, le robe, i progetti. Tu hai rubato tutta la vita. E gli dà una pensione. Pensa, gli dà 4.000 euro di pensione. Io mi vergognerei fossi in voi a essere italiano. Questo dimostra che quello che non ha capito un cazzo. Guarda che me ne vado. Aspetta, sai cosa mi ha detto? Mazzò, dopo devo prendere l'aereo. Dico, dove vai? A Bari. A Bari? A far cosa? Belle serate. Non le faccio io le serate! Non mi chiama nessuno! Chiamano lui! Che cosa vai a fare? Melanzan. 10 canzoni, più le battute, più le cose. Facci la battuta della serata, sentiamo. Allora, facci la battuta, vai. Fammi fare il criticatore. Il criticatore. Vai. Allora, voglio dire, tu lo sai che è Roxy Fredda adesso. Roxy Fredda, Roxy Bar. Fang, lui cansa, si fredda. L'hai visto tu l'altro giorno sulla 5? No, io non guardo la televisione. Non l'hai inventata tu, era a casa Vianello. Non è nata Vabbè, con ma casa che Vianello. C'è? Ma casa di lei è un'altra cosa. Adesso lui fa caso si le fredda. Le Kardashian non ti dicono niente, che no? Che c'è le Kardashian? Scusa, ha fatto 1000 reality show, noi abbiamo fatto semplicemente una coppia buffa. Ma è stato bello, però lui adesso cosa fa? Non fa come ma so che puzza dalla bocca, Kita. Ma che me ne vado, adesso mi lascio, me ne vado. No, ti prego, non andare, non ci spaventare. Allora, lui cosa fa questa casa di Siffredo? Metti i ragazzi di 10 anni, 20 anni. Pensi di inchiappetta. No, dici che misura c'hai tu? Vediamo, che vi fa vedere le misure che c'è questo ragazzo. 15, 14, 15, 18. Dov'è che fa ridere? Niente, dico è possibile che noi facciamo casa di lei e non fa casa di lei. Aspetta che traduco. Sta dicendo. Siccome lui è talmente malato di mente che pensa che l'idea di casa Ilernia sia sua, cioè, quando non è sua, ma è dello zoo. E che sia molto forte e nessuno vuole spingere. Ecco, lui è arrabbiato perché fanno casa Siffredi. Allora, Rocco Siffredi è famoso. È per i casi. No, perché a parte è una persona intelligentissima. Amico mio, io lo amo. Ecco, tu invece non vali un cazzo. Quindi, per quale motivo dovrebbero riprendere? Allora, Canale 5 a questo punto. Scusa, puoi ridirglielo un attimo? Tu non vali un cazzo. Se Canale 5 riprendesse un tombino scoperchiato. Un tombino scoperchiato. Fate schifo. Farebbe più ascolti. Ma che cazzo stai dicendo? Cambia, dai, questo. Allora, stai dicendo. Obama è andato a Cuba. Sì. È andato a finire la. Un negro in negreria. No, è andato a finire l'albergo della cubana. Sai, è andato a finire. Allora, perché ma sorridi? Scusa, non posso dire. Sto dicendo ridere. Che è andato lì addirittura a fare, ha portato anche i Rolling Stones per fare il concerto vicino a. Però non dovete rompi coglioni. Leo, stai affondando. Stiamo stufissimo. No, stufissimo. Per i fatti segreti che ha rotto le palle, capisci? Questi amici, ma sempre quello, poi ci sono tutti come si chiama? Ma che cazzo. Oh, bello, sei andato di su iniziativa. Mamma che bella sensazione, come vince l'alto tuo calcio, ragazzi. Sai che veder colare una goccia su un vetro mi avrebbe intrattenuto. Però c'è delle trovate di una genialità rara. Quando gli hai detto, guarda, gli hai detto sei una merda, non vale un cazzo. Cosa lo facevo per dire, Mazzoli? Ma che stai difendendo la sua non essere. No, quello però mi ha fatto tanto ridere. Ma me ne vado, non ti guardo. Leo, ormai fai ridere solo con le vocali. Ma a proposito di gente che non fa ridere, ci colleghiamo con il. No, per dire. Col minchia tutto.